L'anticipazione tramite Lancet Oncology è stata fatta a fine 2013, quando appunto il gruppo di lavoro della IARC aveva definito i PCB, nel loro complesso dioxin-like, quindi diossina simili e non diossina simili, come cancerogeni certi per l'uomo. Nel frattempo, all'inizio di quest'anno, è uscita la monografia completa, quindi con tutti con i risultati completi formalizzati dal gruppo di lavoro. Sì, i PCB sono passati dalla classificazione 2B, diciamo sospetti cancerogeni, come erano stati classificati negli anni 90, a cancerogeni certi anche per l'uomo. La IARC fa innanzitutto una classificazione di cancerogenicità globale, una valutazione globale di cancerogenicità, poi attribuisce l'evidenza sulla base degli studi condotti anche sull'uomo, la classe 1 di cancerogenicità vuol dire che il composto in studio o l'esposizione a rischio cancerogeno è ritenuta cancerogena certa per l'uomo, anche sulla base di studi in genere epidemiologici sul campo, quindi che riguardano l'uomo. Sì, la cancerogenicità per gli organi bersaglio è stata accertata per il melanoma maligno, quindi il tumore della pelle, ed è con evidenza sufficiente, viene dichiarata, e con sospetta evidenza per il linfoma non Hodgkin e per il tumore al seno. Di per sé Brescia aveva trovato alcune evidenze. Il linfoma non Hodgkin era stato evidenziato in alcuni quartieri dell'area inquinata da PCB diossine della Caffaro. Evidentemente le evidenze che si raggiungono con questi studi vanno obiettivamente connesse con le conoscenze che gli altri studi tossicologici di laboratorio, anche epidemiologici condotti in altre realtà, vengono condotti. Dopodiché, per quanto ci riguarda, noi abbiamo sostenuto che la situazione era critica e che le evidenze erano coerenti nel definire un'associazione tra l'inquinamento nella zona Caffaro e alcuni problemi di salute che si manifestavano nella popolazione.